che nell'ottica che proprio nell'ottica di una sessione che fa insieme un momento di confronto e un momento di formazione, cioè partito una lezione estremamente semplice su problemi estremamente complicati, quali sono i tre livelli di garanzia che la direttiva dà o non dà rispetto al pacchetto globale turistico, ovvero rispetto agli acquisti completamente separati, o rispetto a quel momento di confusione fra i due che è dato da un sito che consente di fare acquisti separati, ma presentandosi come un'unica vetrina, se non c'è dietro un meccanismo di corretta informazione, se non c'è un minimo di garanzia risarcitoria, rischia di non far capire al consumatore come tutelato. E poi ci ha spiegato bene anche il dubbio del danno della vacanza rovinata, che non è cosa da poco. Bene, concludiamo questo primo giro di tavolo, non so se avremo il tempo di farne un secondo, con il vicepresidente Canziani, a quale ovviamente per il suo ruolo politico non diamo dei confini precisi, che penso che possa parlare tranquillamente delle politiche regionali sul turismo e sui consumatori nei termini che crede più opportuni. Grazie, io vi ringrazio tutti, sono particolarmente, come dire, grato di questo invito, anche perché in questa sede rappresento l'istituzione regionale che, come è noto, svolge un ruolo importante nel tema, in tutte le tematiche che voi avete trattato in questa 14ª sessione. Credo che per il valore, la qualità delle relazioni, dei relatori, noi abbiamo dimostrato, stiamo dimostrando, quando dico noi dico regioni, associazioni dei consumatori, ministero rappresentato più che degnamente, qui fatemi spendere una parola di ringraziamento al dottor Vecchio, che è un interlocutore, è stato ed è un interlocutore importante, sempre attento a quelle che sono le tematiche che stiamo affrontando. Io credo, e lo dico non per, come dire, in tono difensivo, credo però che noi dobbiamo partire da una considerazione, cioè da quanta strada è stata percorsa, no? In questo avvicinamento ad una sempre maggiore tutela dei diritti dei cittadini e nella nostra fattispecie dei cittadini turisti, perché credo che questo non dobbiamo dimenticarlo. Siamo partiti dalla direttiva 314, la direttiva europea 314 del 90, in cui sono state poste le prime fondamenta, no, di una tutela del turista ancorché a maglie larghe, e che oggi necessita ovviamente di una rivisitazione, come la professoressa diceva. Siamo passati attraverso il codice del turismo, che è stato un provvedimento legislativo importante per il nostro paese, dove a mio modo di vedere si è completato una visione più generale, si è passati non solo a valorizzare, a tutelare il cittadino turista, ma si è anche valorizzata la qualità di coloro che diciamo erogano la prestazione turistica, quindi si è spostato anche un po' il tiro, lo sguardo nei confronti delle strutture recettive. Ora siamo alle prese con questa risoluzione del Parlamento europeo, che è oggetto di approfondimento, e qui credo che CNCU, l'associazione anche dei consumatori, stia dando un contributo importante per modificare, approfondire alcuni contenuti e correggerli se necessario. Credo che questo connubio, io ovviamente rappresentando l'istituzione regionale, a me preme sottolineare quanto di buono e quanto possiamo ancora fare mantenendo alta questa sinergia tra istituzione e associazione dei consumatori, che ha dato grandissimi risultati. Io faccio anche un breve cenno ad alcune considerazioni che ho ascoltato e che sono assolutamente importanti, sono molto importanti perché propositive. Faceva riferimento il dottor Bellati dell'Union Camere alla necessità, per esempio, di istituire, di raggiungere un marchio di qualità per le strutture turistiche. Questo è assolutamente vero. Io sono convinto che nel campo delle prestazioni, sia esse turistiche ma anche dei servizi, sia fondamentale la qualità e sia fondamentale le modalità attraverso le quali si certifica poi questa qualità. Noi nella Regione Marche da alcuni anni abbiamo un marchio di qualità per le strutture recettive, alberghiere e non alberghiere ed ex alberghiere, e il dato interessante che abbiamo valorizzato è che il 70% di coloro che
acquisiscono un contatto con il nostro portale, con il nostro sito, poi scelgono strutture ricettive certificate dal marchio Qualità Marche. Quindi questo è un dato importante che fa comprendere come l'utente, in senso molto generale, in realtà è molto attento alla qualità del servizio al quale cerca di accedere. Non solo, stiamo arricchendo, diciamo, sulla scorta di questa esperienza positiva, arricchendo anche questo portale della Regione Marche in collaborazione con le associazioni dei consumatori per arricchirlo di ulteriori dati, cioè di dare la possibilità ai consumatori di poter acquisire ulteriori informazioni, ma anche di interloquire attivamente con il sito regionale per segnalare criticità, per stabilire proprio un contatto attivo, interattivo, che ci consenta ancor più di accorciare la distanza tra, in questo caso, l'istituzione regionale e l'utente, e mirare, come sempre, ad un obiettivo alto, che è quello di assicurare la qualità della prestazione. Io credo che i tre argomenti importanti che sono stati trattati in questa 14ª sessione, il Made In, legato al tema della contraffazione che sta esplodendo in maniera davvero molto molto preoccupante, e su quale tema, per la verità, forse siamo un pochino in ritardo, parlo in senso generale. Anche il mercato digitale è un altro tema molto molto importante. La professoressa prima faceva riferimento alla evoluzione, al cambiamento, no, della modalità attraverso la quale si erogano prestazioni turistiche, servizi turistici in questo caso. Basti pensare alle modalità con cui si è presentato a noi lo strumento internet, no? Lo strumento digitale, che ha rivoluzionato anche il modo, le modalità con il quale il cittadino si approccia, diciamo, all'acquisizione di servizi. È evidente che tutto questo ci impone un impegno ulteriore, e soprattutto su questo io pongo ancora l'attenzione su quello che è stato, secondo me, l'elemento essenziale di questo grande percorso, lungo tratto di strada che abbiamo percorso insieme, e cioè quello di una stretta sinergia tra le istituzioni, le associazioni di categoria e anche le associazioni dei consumatori. Credo che questo sia un po' il dato positivo che dobbiamo enfatizzare, al di là dell'occasione, della sede in cui oggi ci confrontiamo. E credo che da questo punto di vista molto ancora possiamo fare. In un periodo, e questo faccio, permettetemi, una considerazione politica in senso lato, in un periodo in cui siamo, come dire, questo paese, ma non solo, è attraversato da una situazione difficile dal punto di vista economico, finanziario e sociale, credo che i temi che oggi abbiamo noi trattato abbiano una ripercussione immediata sui cittadini, cioè il cittadino, una volta tanto, è in grado di percepire subito quello che di buono o di non buono siamo in grado di fare. E questo credo possa anche servire ad accorciare questa distanza tra istituzioni, o perlomeno come il cittadino percepisce l'istituzione, questa lontananza che purtroppo oggi è diventata in parte un luogo comune ma in parte motivata. Credo che questo possa essere un risultato assolutamente non irrilevante. E su questa strada, con questi obiettivi, credo che insieme al Ministero, alle associazioni dei consumatori, abbiamo anche motivazioni, argomenti importanti da poter approfondire nei prossimi tempi. Grazie.